Buongiorno signori, sono le 12.10 di mercoledì 6 dicembre. Allora, dal sindaco di Melegnano ho saputo che, malgrado il cartello Melegnano sia in alto lì dopo la curva a destra, circa 150 metri da qua, il confine effettivo del comune, questo gli è dato dalla provincia di Binasco, il confine effettivo del comune di Melegnano mi ha detto che è lo stop, cioè praticamente questa linea bianca. Allora, questo è il comune effettivo, la fine effettiva del comune di Melegnano. Infatti via San Francesco è Melegnano. Quindi questo lato qui, con questa rete piena di immondizia all'interno, è Melegnano. Quindi ho chiarito le cose. Quindi questa immondizia qui appartiene al comune di Melegnano. Queste spine che vanno in faccia ai bambini con le proprie carrozzine che vanno a prendere lì nei due asili e nella scuola elementare, adesso primaria, secondaria, come all'epoca del ventennio, scuola primaria, mi fa quasi ridere, scuola primaria, secondaria, come all'epoca del ventennio, si chiamava così all'epoca. Vabbè, stendiamo un velo pietoso. Allora, lasciamo stare con la scuola primaria, la prima elementare l'ho fatta lì, una scuola dal Lazio, e poi ci sono due asili qui in questa due strada. Ci sono molte persone che camminano o portano la carrozzina con i propri figli a prenderli e a portarli in questi due asili e alla scuola, venendo da Pedriano, che è di là dove abito io, a circa 600-700 metri. Infatti allora, ho avuto la conferma che il comune, il figlio del comune Melegnano è qua. Di adesso logicamente questo scritto qui, questo altro non lo tolgo perché perché se si va in questo senso si va o deposito di carburanti o se non si torna sulla provincia di Minasca. Io adesso sto preparando il terreno per allargare questa strada, perché qui sotto, qui allora sono sicuro che qui è San Giuliano che stangherò logicamente a morte, perché in questo fosso, che adesso qui non si vede poco niente, ma davanti ha messo una rete per rompere l'immondizia. Ma vi garantisco che farò dopo un video speciale, che non solo è pieno di immondizia l'esterno, ma il problema è l'interno. Che loro credono che questo materiale tossico, cancerogeno ed eterno, quindi gomma, plastica, vetro, gomma e alluminio, loro credono che con le foglie si nasconda tutto, sì adesso, ma le foglie dopo diventano polvere. Quindi tutto si nota, non si degrada, il materiale lì, sintetico, derivante dal petrolio che emana, che inquina la falda acquifera, ma inquina anche quelle sostanze che emana l'aria, visto che abbiamo un bel record mondiale di polveri sottili, che è la provincia di Monza, Brianza, Lodi, Milano e Cremona, quindi noi siamo proprio in mezzo. Vabbè, io lo faccio per dovere verso le persone. Qui avevo già allargato, però qui logicamente era pieno di spine. Questa è una bici di ispezione, qui devo ancora tirare via anche un po' di terra fino ad arrivare alla canalina. Lì c'è, dove c'è il piede io qui, c'è una canalina, di circa dove finisce l'asfalto. Qui finisce l'asfalto. Da qui al muro circa 8 cm, cioè qui finisce l'asfalto, che una volta era coperto da questi 25 cm di terra, adesso sono un po' meno, sono un po' 20, diventati un po' meno, ma farò lo stesso lavoro che ho fatto dall'altra parte, perché qui logicamente non ci arrivano, perché qui era pieno di terra, foglie e tutto il resto, è rimasto ancora dei residui, ma ho già fatto parecchi passaggi, di sera soprattutto, quando c'è meno traffico, con il mio giubbotto cattare frangente. Infatti anche qui avevo pulito, adesso ho accumulato, io arrivo sempre fino, non tocco un solo pubblico che è l'asfalto, che è il solo pubblico. Allora, adesso i prossimi lavori che devo fare sono una cosa molto importante. Questa parte logicamente togliendo, perché da questa parte è molto più importante, perché la maggior parte delle macchine arrivano
da quella parte, perché San Giuliano Milanese è fatto a senso unico venendo da Milano, cioè sotteriano, quindi molte macchine. Sì, molte arrivano da Melegnano, qui vanno sulla provincia di Binasco, però molte macchine possono immettersi sia girando a sinistra sulla rotatoria e andando sulla Binasco, o se no venire dritto e andando, entrando a Melegnano, da qua. Quindi questa molta strada è molto larga, molto trafficata, ci starebbero benissimo due piste pedonali, ma addirittura manca perfino la riga bianca. Perché adesso sappiamo benissimo che la vernice costa. Adesso in fondo vedete dei signori che giustamente stanno tenendo la sinistra. Stanno tenendo la sinistra, però molte persone, esattamente passando di qua, tengono la destra. Perché le macchine vanno viste in faccia. Articolo 190 del codice stradale. Infatti se a me mi vedono, si spostano, avete visto? Non perché ho mandato il telefono, perché io sono dalla parte giusta. Le macchine vanno viste in faccia. Vanno viste in faccia. Comunque, il prossimo lavoro sarà quello di potare queste piante che vanno in faccia alle persone. Queste, esse. Perché per loro è un lavoro molto faticoso, eh. Queste vanno in faccia alle persone, vanno in faccia alle persone. Idem queste. Non sono spinoso come le altre, però provvederò io. Logicamente questi signori che io conosco, amici miei, stanno tenendo la direzione giusta. Adesso ho anche avuto direzione. Però almeno sanno che quando si cammina bisogna tenere la sinistra perché le macchine vanno viste in faccia. Beh, comunque io andrò avanti con i miei lavori. Ci penserò io a stangare questi dipendenti pubblici di San Giuliano che non hanno neanche una falciatrice per tirare via le spine. Così la gente perde un occhio, noi li paghiamo per non fare un cazzo, ma tanto qua se io li stanco io finché campo. Boh, adesso vado al bar a bere il caffè. Salve a tutti. E ci penserò io, non sanno questi con che hanno a che fare con me. Io ho sempre la protezione dei carabinieri quando mi vengono a fare questi lavori, che li faccio per la collettività. Basta, perché per me è un dovere e anche un piacere, ma questi non mi conoscono abbastanza. Io avviserò per l'immondizia i carabinieri forestali e provvederò a chiedere consigli prima ai carabinieri, poi ai forestali, poi eventualmente conosco un magistrato presso il Tribunale di Milano che logicamente mi saprà dare dei consigli per eventuali denunce per degrado ambientale, attentato alla sicurezza pubblica. In questo caso qui non c'era spazio per loro, io l'ho regato come la pista ciclabile mia a Pedriano in curva, mancanza delle strisce bianche, segnetica orizzontale, molto importante, perché questa zona qui è buia pesta di sera, questa zona qui è buia pesta pesta. Questa è via Circonvallazione per Sant'Angelo, la vecchia strada per Sant'Angelo, che hanno fatto un asfalto lì a blocchi che è praticamente eterno, 80 anni non si spaccherà mai. Io non so che materiale hanno usato, non lo so. Vabbè, comunque andrò avanti, nel mio dovere lo faccio, è un dovere e un piacere. E logicamente dopo ci saranno provvedimenti. Questa signora in bicicletta giustamente sta tenendo la destra, io gli ho creato un po' di spazio, da prima era pieno di foglie secche, terra, vedete, c'è ancora. Sì, ma guardate dei video originali, delle foto che ho messo su map, c'era, anziché guardare solo video di treni che faccio, guardate bene anche soprattutto le
quello che faccio come volontario, sia dal punto di vista ambientale e strutturale. Fate quello che faccio io, non solo video di treni. Alzate un po' le mani, Popolo di idioti, scansafatiche, individualisti, menefreghisti. E per non dirvi peggio, ecco perché all'estero ci considerano ancora pizza, maccherone e mandolino. Trovatemi uno in Italia che fa il lavoro che faccio io, non solo video di treni. Allora, adesso sto parlando in modo un po' rozzo e volgare, ma si intende. Io non voglio assolutamente, ripeto, assolutamente offendere nessuno, nessuno, perché logicamente ognuno ha la sua testa. Io la mia, vedete, queste spine che sono toccate sono tutte spinose, sono quelle che ti ho detto io. Allora ripeto, io non voglio a generalizzare, voglio solo che quando vedi i commenti, vedi lì strappo anche a mano, anche se senza guanti, anche se ci sono 3 gradi, questo non lo di certo perché c'ha le spine, queste le ho tagliate io, vedi come sono, che spine che hanno. E questo è dopo ne faccio le persone. E questo in teoria dovrebbe essere Melignano, perché se il sindaco mi ha detto che il confine è lo stop, è Melignano qui. E è molto grave questo. Sì, l'altro giorno glielo ho detto cosa ha fatto, mi ha detto bravo. Grazie, va bene. Però dovevate farlo voi questo lavoro, non io. Cioè, non devo farlo io se lavoro, dovete farlo voi. Questo non è spinoso, lo strappo giù. Questo sì, è verde, c'è un po' di piccole spine, io le sento con la mano, io quando lo tocco. Però le ho spuntate tutte io, a parte questa rete qui che è storta, bisogna tagliarla o spingerla all'interno, perché è molto pericolosa questa, Questa è molto pericolosa sta rete. Molto, fare in modo di incastrarla sotto, perché tanto loro non ci arrivano, non ci arrivano. E qui c'è ancora un rametto, vedete, spinoso, lo tiro e lo butto giù, non in mezzo alla strada, di certo, non vuole mica bucare le gomme. Comunque, torniamo al discorso di prima, io non voglio assolutamente generalizzare, anziché criticare. Fammi delle critiche, fate quello che faccio io, fate un po' di volontariato civile gratis. Aia, questa punge, questa punge. Io sono talmente pignolo che se vedo qualcosa la tiro via a mani nude, però alcune pungono. Va bene, signori, comunque se questo è così Melignano, questo aspetta, me ne aspetterebbe Melignano. Infatti sì, io come ho detto bravo perché ho tolto le spine. Grazie, grazie, non c'è di che. Grazie. Ma io certo non lo faccio mica per lui. Io la faccio per la collettività, la faccio per i bambini soprattutto. Io la faccio per i bambini. Se lui ha delle sensibilità diverse dalle mie, si tiene le sue, io mi tengo le mie. Visto che il suo stipendio è pagato con le nostre tasse e con le mie tasse in generale, sia quando abitavo a Melignano e sia quando sto a San Gennaro, anche questo signore che io conosco, che aveva un cagnolino, sta camminando, fa sempre jogging, grande sto signore, fa sempre jogging, e io sto logicamente allagato alla strada. Questo è un grande sto signore, un grande, lui sa benissimo, vedete, che bisogna tenere a sinistra. Beh, questo fa jogging, c'è molta gente che fa jogging, non sa neanche che camminare a sinistra. È pazzesco, pazzesco, una cosa penosa. Ma c'è gente logicamente più intelligente della media, Allora ripeto, io non voglio, per quello che ho detto prima, non voglio generalizzare, non voglio offendere nessuno, Secondo me il 95% di questo popolo, o il 90%, è un popolo troppo individualista. Ognuno si fa i cavoli propri, se ne frega degli altri. Dal punto di vista ecologico, zero. Infatti siamo il primo al mondo per un numero di macchine per abitante.
D'altronde il governo è quello che è. E basta, ognuno comunque, io non voglio influenzare nessuno e io non mi voglio fare influenzare da nessuno. Però dico a queste persone che ogni tanto mi fanno le menate sulle risposte su YouTube del mio canale, parlando solo di treni, di fare quello che faccio io. Cioè rimboccarsi le braccia e fare quello che faccio io, come sto facendo io in questi video. Ok, adesso basta perché mi sta ghiacciando, ci sono 3 gradi la mano destra. E andrò avanti con i miei lavori, inquadrando il ponte storico dalla Milano Bologna. Questa è la Milano Bologna. Questo è il ponte storico della Milano Bologna. Ponte basso. Beh, più che basso quel cartello è storto, diciamo che forse va bene per le formiche. Non sono capace neanche di addestrare un cartello. Mamma mia che pena, sono genio che pena, ma tanto questi li stanco, questi non mi conoscono ancora. Questi li stanco a morte finché campo. State tranquilli che li stanco a morte finché campo. Tanto ho sempre la protezione dei carabinieri, di quello che faccio. E quindi sono in buone mani, che io stimo tantissimo. Addirittura hanno voluto il mio canale YouTube una volta, a Melignan, via della Repubblica, truccando e allargando un terreno del comune, perché era asfaltato, perché io sapevo che sotto 20 cm di terra c'era dell'asfalto per far sì che l'acqua della strada potesse drenare attraverso quell'apertura in un fosso pieno di immondizia. Infatti è quello che ho fatto 2 mesi fa quando ha piovuto, ma piove poco o niente, poco o niente, sono 2 mesi che non piove di brutto. Ormai siamo proprio messi non male ma malissimo. Va bene, grazie della visione signori, e vado a bermi l'altro innocchiato perché la mano c'è congelata, sono 3 gradi. Comunque vediamo cosa passa sopra. Come una Vectron, ho visto. Una Vectron nera, dovrebbe essere di quella compagnia col quadratino giallo, mi sembra. Adesso non mi viene in mente il nome, però ho già capito che macchina è passata in direzione Milano. Comunque intendo, e ripeto, non voglio offendere nessuno e non voglio assolutamente generalizzare. Questa è la mia opinione, basta, semplice. Anche questo ragazzo logicamente sta camminando nella direzione giusta, invece molti tengono la destra, invece si tiene a sinistra a camminare. È molto raro vederli, eh? Ma c'è gente che sa, pochissimi, questa fretta, questo ha fretta, fare sgommate, eh? C'è gente che sa, c'è gente che non sa, la maggior parte non lo sa. Grazie signore della visione, e io vado avanti a stangare i dipendenti pubblici, perché gli amministratori pubblici non sono altro che dipendenti pubblici pagati con le tasse e che non fanno abbastanza per la sicurezza delle persone che gli pagano lo stipendio, cioè li paghiamo da mangiare in poche parole, ecco, tanto per tagliare il corto, li paghiamo da mangiare con le nostre tasse, noi li paghiamo da mangiare, semplice. Vedete questo motorino qui mi ha visto e si è spostato perché io sono nella posizione giusta, sto tenendo la sinistra, si è spostato e deve anche andare un po' piano, perché se c'è un limite di 30 all'ora forse anche minimo, meno, deve farsi curve, in curva si va piano anche perché è stretta, e qui ci sono i pedoni che scendono, io sono sulla riga bianca, cioè qui c'è un palo, non è che posso andare contro, solo con la spalla, io già tocco il palo. Vabbè signori, grazie di visione e l'amministrazione bella l'ha macchiato. E ripeto, non voglio assolutamente offendere nessuno, mi dispiace se qualcuno si offende e generalizzare, ma io la penso così. Purtroppo la mia testa ragiona così. Non l'ho scelta io, non l'ho deciso io. Se sono a Steno non l'ho deciso io. Se sono nato a Melignano non l'ho deciso io. Se sono nato in questo periodo storico non l'ho deciso io. E basta, finiamola qua. Salve, grazie a tutti.
Questo arriva Manetta, però logicamente vedendomi, hanno tutti fretta, anche in curva. Oh. Già vanno veloci in rettilineo, perché forse c'è la discesa lì, forse così risparmi. Poi fanno il curva Manetta, che qui è strettissima e possono scendere persone con le carrozzine. E per fortuna ho tirato i rami, perché sennò queste persone qui stanno in mezzo alla strada, visto che hanno una ragazza circa 6-7 metri. Vabbè, stendiamo un velo pietoso, lasciamoli correre questi, va. Tanto sono nel torto, perché se mi toccano, io essendo sulla sinistra, se mi toccano, questi io li rovino. Se mi toccano, perché in curva, adesso che quanta visibilità ho in questo momento? 50 metri, neanche. Prima di vedere una macchina che mi arriva da me, o una macchina che vede me, venendo dalla sinistra, ha una visibilità se non di 50 metri scarsi, 40, e quindi quando hai la visibilità di 40 metri devi andare piano, devi andare piano. Ecco la città di questa signora, per fare un esempio. Questa è la città giusta, sui 30 all'ora, 20 all'ora, non scendere a manetta come questo. Questa ha un po' fretta, però si è spostata, io sono sulla parte giusta, sto tenendo la sinistra. Grazie signore della visione e salve a tutti.